Buonasera a tutte e benvenute al nostro consueto appuntamento con il Daddy più sexy d'Italia. Il primo programma in Italia con più spettatori che cose da dire. Scusate i capelli, ma Giovanni, non vado alla barbiera neanche io, quindi. So che vi ho fatto aspettare un po' per questo nuovo comunicato, ma se l'attesa del discorso di Conte fosse essa stessa il discorso di Conte, mi sono perso. Comunque sono qui per dirvi che non c'è molto da dire se non qualche consiglio personale. Cara amica, la quarantena ti sta stretta, passa il tempo in cucina che a letto, piglia un bel barattolo di ceci pronto all'uso, lo schiaffi in un piatto, ci aggiungi due rigatoni cotti al dente e anche oggi hai mangiato la modica cifra di 59 centesimi. E alle prime tre chiamate vi regaliamo anche l'apriscatola. Oggi mi sento buono, a differenza dell'Europa, che in questi giorni è molto bad girl. Ma andiamo avanti e vediamo come si evolve il quadro meteorologico fino al weekend. È iniziata la settimana con forti piogge, nubifragi e nevicati, ci mancano le cavallette e possiamo annunciare l'apocalisse. Amici della rete, questa settimana la luna nuova nel tuo segno ti rende combattivo. Ci sono progetti e programmi che è arrivata l'ora di portare a termine. Questo sarebbe il momento giusto se non fosse che c'è una pandemia in atto, quindi statene a casa e non rompere i coglioni. Ma in fondo mi devo congratulare con voi. State assumendo un atteggiamento davvero responsabile, soprattutto le mie bimbe. Se continuate a stare a casa, avremo grosse probabilità di farci superare dagli altri paesi in quanto al numero dei contagi, ritornando come di consueto gli ultimi della lista. La chiave di tutto continua a essere lo smart working. Adesso abbiamo dei collegamenti con la stampa. Buongiorno Presidente, Fausto Berutti, Corriere della Pizza. In che modo l'economia italiana verrà risanata? Verranno distribuiti dei buoni. E che vuol dire? E tavi in del culo. Salve Presidente, qui Peppe Di Peno di Radio Liceo Forza Roma. Le volevo chiedere, non è che dice come magica Europa. Europa, un po' di Tutankhamon, si deve anche Calcutta, no? Esattamente, ma non credo di dover aggiungere nulla a ciò che ho appena detto. Torniamo a noi. Alle donne è concesso non truccarsi e non farsi la piega. Tanto siete ancora più belle acqua e sapone. Ma ciò non vi esime dal lavarvi l'ascelle, i denti, farvi la barba e cambiarvi regolarmente. Per quanto riguarda il pigiama, fino a 5 giorni ci arriva, ma almeno le mutande dopo il terzo giorno vanno cambiate. Altrimenti ci troviamo costretti ad imporre delle multe pecuniarie anche per quelle. Passiamo alle chiusure della settimana. Dopo aver chiuso i bar, mercati, parchi, eccetera, questa settimana chiudiamo anche tutti i supermercati e i rifornimenti di beni primari. Tranne i tabaccai, quelli mai. Perciò arrangiatevi con quello che avete a casa: cipolle, patate coi cicci, sottilette. Ma restate in casa che se fate le brave vi vengo a trovare io. E concludo ricordandovi che un italiano in casa sul divano può salvare il pianeta, ma un italiano in casa con la biancheria pulita può salvare una relazione. Ci vediamo al prossimo appuntamento in cui vi insegnerò a cucinare il pollo cosuto un culo. Sigla. Un conte che conta stavolta che racconta. Un conte che conta stavolta che. Un conte che conta stavolta che racconta.